Amici del Battista 70 Phone, buonasera. Vi propongo un'idea per Natale. Non sapete cosa regalare? Ecco qua, Xiaomi Mi Pad 2. Devo dire che è un ottimo tablet da 7 pollici e 9 con display retina, davvero molto bello e luminoso, ben definito, ad un prezzo veramente interessante. La versione qui grey si trova in offerta ora in promo a 219€ su Waso Shop. Se volete la versione gold costa 229. In questa conformazione abbiamo un processore e una scheda grafica Intel, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Esiste anche la versione da 64 GB con Windows 10. Questa è la versione, come vi ho detto, da 16 GB con Android 5.1 e la MIUI, o come cavolo si chiama, 7. E devo dire che è comunque bello, leggero, poco più di 300 grammi, non sto a dirvi tutte le caratteristiche tecniche per non annoiarvi, costruito veramente in maniera ottimale, il retro è in alluminio, si tiene comodamente come vedete con una mano, io non ho le mani di Gianni Morandi, quindi ha una buona maneggevolezza, è solo wifi, però devo dire che se lo usate a casa per vedere film, ad esempio io ho installato Premium Play, quindi volendo posso andare a vedermi dei film, posso vedermi le partite, ad esempio in questo caso sto andando a vedere gli highlight della giornata calcistica di ieri e me la posso vedere tranquillamente. Ora scusate, poi è partita la pubblicità, comunque lasciamo stare, volendo posso andare a vedermi le partite sul divano, posso vedermi le highlight, tutto quello che voglio e posso tranquillamente giocare. Ho giocato parecchio a Real Racing e devo dire che, anzi, è quasi un vantaggio il fatto che sia leggermente più grande di uno smartphone, perché poi fondamentalmente sì, ovviamente rispetto non sarebbe molto comodo per telefonare, ma tanto non è neanche dotato di parte telefonica. Però devo dire che comunque è veramente leggero, ben costruito, ben assemblato, ha anche un ottimo volume, ma questo lo sentiremo poi meglio al banco. Comunque, sinceramente, io non sono un amante dei tablet, e lo sapete, ve l'ho già detto più volte, però questo devo dire che comunque, visto anche il costo e come gira bene, che ne so, un regalo per un amico, un regalo per i figli, che ne so, vedete un po' voi, però sinceramente devo dire che ve lo consiglio. Ed ora dai, spostiamoci al banco e vediamo come funziona. Ok, eccoci ora al banco, come al solito c'è qualche difficoltà logistica quando si recensiscono questi tipi di terminali, comunque potete vedere, vi ripeto, parte posteriore in alluminio, abbiamo una cam posteriore da 8 megapixel con ripresa video in full HD, comunque avete visto che non è eccezionale, ma d'altra parte si tratta di un tablet e di conseguenza non è questo il suo core, qui abbiamo anche i forellini per la riduzione del rumore e qui dietro abbiamo i due speaker e devo dire che non è niente male. Ingresso USB Type-C, abbiamo anche la ricarica rapida. Da questo lato abbiamo il tasto di avvio spegnimento standby e il bilanciere del volume. Sopra abbiamo il jack da 3,5, da questo lato non abbiamo nulla, come vi dicevo non abbiamo ingresso per la SIM o per la micro SD, di conseguenza non abbiamo vani per i vari inserimenti. Dopodiché abbiamo i tasti on screen, abbiamo il LED di notifica e abbiamo una cam frontale da 5 megapixel. Andiamo ora a sbloccarlo, come vedete è davvero molto bello e luminoso. Classica interfaccia MIUI, qui abbiamo il suo widget con calcolatrice e quant'altro. Abbiamo una buonissima fluidità, qui abbiamo la possibilità di andare ad eliminare le applicazioni. Abbiamo 2 GB di RAM, di cui fondamentalmente ce n'è sempre bene o male uno libero, per cui devo dire che è un'ottima cosa. Dicevo, la fotocamera non è niente di eccezionale, per cui eviteremo anche di andare ad aprirla, dato che praticamente non c'è nulla. Per quanto riguarda l'autonomia è davvero molto buona, abbiamo una batteria da bene 6190 mAh, quindi a parte che ha la ricarica veloce, si ricarica veramente molto veloce anche se la batteria è capiente, però vi assicuro che potete mettervi lì a guardare un film, a giocare, a fare quello che volete e problemi non ce ne sono. Giusto appunto che trattasi di tablet e a mio modo di vedere i tablet vanno molto bene per quanto riguarda, diciamo, la multimedialità o comunque la ludicità o vedere film, vediamo un po' com'è questo display, diciamo che è anche la cosa più importante.
lasciamo stare pure le foto che non ci interessano sinceramente, andiamo a vedere come si comporta con le nostre solite immagini campione. Ora mettiamolo così, ci avviciniamo leggermente. Ok, scusate un attimo che cerco di avvicinarmi, di mettere a fuoco. Scusate la difficoltà, ma con il tablet è sempre un po' così. Devo dire che ha dei buoni colori, ha un buon nero anche se non è assoluto. I colori devo dire che sono abbastanza reali, anche qui sì, è un po' scuretto il giallo, però fondamentalmente non è assolutamente niente male. Anche qui il blu ha una buona gradazione. Possiamo vedere che anche qui le pallette hanno una definizione, devo dire, molto buona. Ora non vi starò a fare a lontano, a vicino, fidatevi, la definizione è buona, d'altra parte parliamo di 324 ppi ed è, siamo al limite di quello che l'occhio umano può recepire. Ok, torniamo indietro, andiamo a vedere come si comporta ad esempio nei video. Vediamo il solito video dell'elicottero, così avrete modo anche di apprezzare l'audio. Solleviamo leggermente, sentite l'audio come bello potente e distinto. Devo dire che ha anche dei buoni bassi. Potete vedere il display è molto molto bello, una risoluzione di 1536x2048. Ok, torniamo pure indietro, mi dimentico sempre che ci sono i tasti qua di fianco, quindi potrei anche evitare di schiacciare da tutte le parti. E vabbè, giusto per vedere, vi faccio vedere che anche se avete delle belle foto di delle belle donzelle, insomma su questo display si fanno apprezzare in maniera ottimale. Questa soprattutto devo dire che rende molto bene su questo display, e non solo, rende bene anche dal vivo. Comunque vabbè, ora dai, scherzi a parte, lasciamolo pure in landscape, almeno abbiamo modo di apprezzarlo un pochettino meglio. E direi di andare a vedere un pochettino come si comporta nel browser. Andiamo a aprire il solito Sky TG24, utilizziamo Chrome che è decisamente meglio, diamogli il tempo di caricarlo. Potete vedere che ha una buona fluidità e siamo comunque in orizzontale. In orizzontale generalmente c'è qualche problemino in più. Vediamo il doppio tap. No, allora in orizzontale il doppio tap non ne vuole sapere, quindi scusate, ritorniamo qui, vediamo un pochettino. Doppio tap si allarga fino a un certo punto, pinch to zoom è abbastanza buono, ogni tanto perde qualche frame. Ok, dobbiamo cercare di non andare a prendere sulle foto. Sì, devo dire che ha una ecco, ok, ora si è caricato il sito, come potete vedere ha una buona ricettività ed è anche abbastanza preciso, come vedete. Devo dire è anche piuttosto veloce. Faccio vedere velocemente le varie impostazioni. Qui abbiamo le solite cose, screenshot, ovviamente wifi, non abbiamo la rete dati, possiamo metterlo comunque in airplane. Abbiamo tutte le varie impostazioni che sono messe in questa maniera, come vedete Android 5.1, Mi Pad 2, il processore è un scusate non ve l'ho detto, un Intel Atom X5 Z8005, un quad core da 2 GHz e 24, però devo dire che comunque rende bene. Potete vedere con tutte le applicazioni installate ho ancora 7 GB e 91 disponibili, 2 GB di RAM, insomma devo dire che non è assolutamente niente male. Poi abbiamo tutte le varie impostazioni, qui more, qui le tue impostazioni per le notification, wallpaper, insomma devo dire che insomma abbiamo tutte le varie impostazioni che conoscete bene della MIUI e quant'altro. Insomma devo dire che è un tablet completo. Poi vi dicevo, qui come vedete ad esempio abbiamo ancora 792 mega disponibili su 2 giga. Comunque ora andiamo a dare una pulita perché siccome voglio andare nella parte ludica non vorrei avere rallentamenti. Comunque fondamentalmente come vi ho detto è un buon tablet, non ci sono problemi di compatibilità, ho installato fondamentalmente tutte le mie app, ovviamente ci sono delle app che non sono disponibili per tablet, ma fondamentalmente quelle che servono a me ci sono tutte, quindi non ci sono stati problemi. Vediamo appunto come gira anche Real Racing su questo tablet. Ok, eccoci, dimenticavo di dirvi che non è dotato di GPS e
vediamo un po' come si comporta nella parte ludica. Sono un po' impedito, potrò fare dei movimenti abbastanza ristretti. Sentite anche l'audio. Vedete se riesce a controllare bene. Ha una buona giocabilità nonostante tutto. Come vedete, recepisce bene. Poi vi dicevo, è grosso, ma non è particolarmente pesante, quindi si riesce a giocare in maniera ottimale. Ok, torniamo pure nella home ora. Un attimino che si va a ricaricare la home, ogni tanto c'è qualche attimo di ritardo, just a second. Capita ogni tanto quando si esce dai giochi che ci sia ad attendere un paio di secondi, però voglio dire, è una cosa anche accettabile. Insomma, sinceramente è un tablet che mi piace, mi ha soddisfatto. Il prezzo secondo me è anche abbordabile, 219,90, perché comunque tenete conto, un bel display, ha una buona velocità di sistema, è comunque costruito in alluminio. È vero che ci sono cose che costano meno, però vi assicuro che non hanno la stessa qualità, e qualche tablet negli ultimi tempi l'ho anche provato. E vi dirò che questo è uno di quelli che mi è piaciuto in effetti di più e mi ha dato una buona sensazione, anche per il discorso veramente dei materiali che, insomma, hanno un buon touch feel. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.